Buonasera. Buonasera a tutti. Prima di iniziare i lavori del Consiglio Comunale, do il benvenuto ad un personaggio illustre di questa nostra cittadina, al signor Emanuele Amoroso. Cosa dire di questa bellissima persona, se non ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per il nostro paese, per i nostri concittadini e per tanti anni, sempre tenendo fede ai principi, ai valori che ancora oggi lo contraddistinguono. Voglio raccontarvi un piccolo particolare. Qualche giorno fa, qualche settimana fa è venuto da me nel mio studio, io l'ho ricevuto, e lui con tanto candore e tanta, così come dire, amore per la cittadinanza mi ha detto: sindaco, io sono disponibile per qualsiasi cosa, le posso dare un aiuto in tutti i modi. Io l'ho ringraziato e ho promesso al nostro concittadino veramente di dare una scrivania, se non mi criticano, perché ho reclutato persone che gratis offrono la loro collaborazione. Anno con una targa. Ora, se mi permettete, vorrei leggervi un pezzo. Ci tratta di 5 minuti di pazienza, dove potrei io ho scritto. Come potete? Thank you.
signor Sindaco, Assessore alla Cultura, signori consiglieri, vi ringrazio per avermi onorato con una targa al merito che si aggiunge a tanti altri premi e testimonianze che mi sono stati conferiti durante la mia lunga attività culturale, sempre tesa verso il nostro paese che io amo. Vorrei ricordare con orgoglio, tra le tante testimonianze, una in particolare che con i miei scritti avrei dato voce a chi non ne aveva. Mercanti di sale, arrendatori, salinieri, pescatori e tanti contadini che in silenzio lavoravano senza nulla chiedere. Questi sono i veri padri fondatori del nostro paese. Genti operose come formiche, provenienti in buona parte dai casali vicini, altri da terre lontane. Chi attratti dal commercio del sale e molti attratti dalla pesca. I salinari, dalle foci dell'Ofanto fino a Torre Pietra, hanno dissodato e trasformato duramente una zona stepposa e arida in una zona fertile. Essi, come lavoratori del sale, hanno trasformato e bonificato il lago Salpi, ormai paludoso e fomito di malaria, in una grande salina in cui insiste una importante zona umida protetta di uccelli migratori. I salinari vivono in simbiosi con il mare, hanno un rapporto di odio-amore, un legame naturale inscindibile. Si può dire che la loro terra sia il mare, un grande contenitore di humus esistenziale che alimenta la nostra vita. I salinari, diciamo pure, che sono un popolo anfibio, che vivono nel mare, nei campi arenili e nei campi di sale a seconda delle proprie necessità. Sono pescatori, contadini e salinieri. Come lavoratori del mare e del sale hanno resistito da sempre alla furia dell'acqua, alla durezza dell'ambiente e nei campi di sale sotto la spessa del sole. Il mare, sì, ha provocato molti lutti, ha inghiottito nei suoi flutti tanta gente. Lui, il mare, inesorabile, violento, non ha avuto pietà per nessuno, ha seguito solo la trama tracciata dalla natura. Ma il mare è anche un generoso dispensatore di beni, una infinita e generosa fonte di vita in funzione dell'acqua stessa che esso ci dona. Colgo questa occasione, quale direttore onorario del Polo Museale, per ricordare di modificare i regolamenti museali con atto del Consiglio, onde procedere al ripristino del Museo Storico della Salina e della Pinacoteca d'Arte Contemporanea Francesco Galante Cirelli, dotandoli di cataloghi accompagnati da guide storico-descrittive, come più volte proposto in questi ultimi anni. Intendo organizzare una rassegna documentaria inedita riguardante carte topografiche, stampe, manoscritti, disegni, mappe, foto, testi della zona 1. È mio esplicito intendimento donare al Comune, come in passato, libri di storia e d'arte, documenti originali, manoscritti, carte topografiche, quadri di pittura, foto antiche del territorio urbano e un prototipo in tufi dell'antico pozzo delle saline. A lei, signor Sindaco, agli assessori e a tutti i consiglieri, auguro ogni bene che il vostro cuore desideri. Colgo questa occasione per manifestarvi la mia fiducia, con la certezza che saprete affrontare e risolvere i problemi che si presenteranno durante il vostro mandato amministrativo che il popolo salinaro vi ha affidato.
il mio tempo non finisce con la mia dipartita, ma continuerà nella posterità attraverso le mie numerose pubblicazioni. Voi siete tutti giovani, pieni di energie ed in grado di superare ogni ostacolo che si sovrapponga al vostro programma di lavoro. Grazie. Signor Emanuele Amoroso, avremmo dovuto stasera dare la targa anche a un altro nostro carissimo cittadino, all'insegnante, il professore Salvatore Lopez, che per motivi di salute non è stato possibile assistere, quindi vedremo come fare in un'altra occasione o ci recheremo noi presso la sua abitazione per consegnarla. Quindi un applauso anche al dottor Lopez.